realizzerà. A questo punto penso che, no, se no si va troppo avanti nel tempo, perché poi circa non c'è Brasile. Quindi io ringrazio tutti per la presenza, ringrazio più che altro la dottoressa Silvia Gentilini, che è stata gentile, che non si fa, ma ce l'ha. Insomma, che a Montale si era fatta appunto la manifestazione e si voleva ancora insistere sul territorio, perché questo territorio oramai è veramente esaurito dal presidio inceneritore. Ciao, sì, perché oltre 40 anni il nostro territorio credo che abbia dato tantissimo. Poi in un periodo in cui è stato fatto l'inceneritore sembrava la soluzione ideale dell'epoca. Ora, dopo 40 anni, direi che si possa pensare ben altro, altrimenti il progresso famoso ci decantano dove è andato. Effettivamente le soluzioni ci sono, già da molti anni, diverse, meno inquinanti, più diciamo, per salvaguardare questo territorio e tutti i territori, perché noi non siamo qui solamente per montare, siamo qui anche per tutta la piana. Perché ovviamente il nostro inquina Montale, Montemurlo, perché non è che scrive al confine, perché diceva che è un'altra provincia, non inquina. E oltretutto vorrebbero fare l'altro, enorme, case passerini. Quindi noi siamo qui per questo, per capire anche che problemi può dare sulla salute, sull'ambiente. La dottoressa è medicina democratica, ovviamente, come vedete anche lì, scritto. E quindi è uno, diciamo, degli esperti sicuramente, ha scritto insieme a un altro medico una bellissima lettera che io spero abbiate visto, e comunque alcune copie io ce l'ho, chi la vuole per leggerla, per rendersene conto, che vi invito anche a firmarla dopo averla letta, perché indubbiamente con una forma anche semplice spiega delle cose in una maniera secondo me molto, molto anche in realtà profonda, dettagliata, da delle informazioni, spiega che cos'è l'ambiente in Italia, spiega praticamente, come dico io, in maniera molto più semplice, un po' anche ragazzi si sta segando il campo su cui siamo, continuiamo, vediamo che si casca, però io non credo che sia una bella storia. Non rubo più tempo, vi ringrazio tutti, questo è il primo di tre incontri, forse o quattro anche, dove le donne parleranno alle donne, con le donne e con gli uomini, non è che lo voglio facendo, no, però diciamo una dialettica anche molto ispirata, risentita al femminile, su vari temi ambientali e non. Dottoressa, grazie. Così magari forse mi riuscite a sentire, a vedere. Sono io che ringrazio, piacere, perché ormai sono affezionata a Montale, perché non è la prima volta che mi interessa del problema. Questa cosa che vi ha ricordato, per ora sto chiedendo, della lettera, è importante perché è una lettera che abbiamo scritto al Presidente Mattarella, prendendo spunto dal fatto del discorso dell'ultimo dell'anno, insomma, che ha fatto degli accenni sull'ambiente, sulla salute, e c'è una petizione, quindi abbiamo firmato oltre 100 fra medici, primari, anche pediatri, università, e l'ho fatta con una raccomandata. Stamattina ho telefonato proprio alla segreteria del Quirinale, mandato il numero di protocollo, fra una settimana richiamo, perché vogliamo un incontro, ecco, e poi l'abbiamo mandato a tutti i giornali. E c'è questa petizione su change.org, se voi mettete lettera Mattarella potete cliccare, perché sapevano quando dalla segretaria, insomma stamattina, era conoscenza di questa petizione, quindi è chiaro, più firme ci sono, è la voce dei cittadini. Allora, io voglio fare una chiacchierata e quindi interrompetemi, io vi guardo, se vedo che vado a montare, ma mi vado a però insomma per darvi un po' di quadro. Ma il primo messaggio che vi voglio dare è questo, cioè al di là delle criticità che possiamo avere, inceneritore, discarica, pesticidi, campi elettromagnetici, ci aspetta una battaglia che è la madre di tutte le battaglie, ed è quella per difendere la Costituzione, il referendum che ci sarà a ottobre, di cui nessuno parla, quindi se la gente non viene
venne informata, poi non sa, passa in mezzo a tutte le altre notizie, e questa ragazza è veramente cruciale, cruciale, cruciale. Io ero perché proprio messa a fuoco, perché ho avuto l'opportunità di ascoltare un giurista che è stato vicepresidente della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena. Ci siamo conosciuti, avevo letto sue cose, insomma, lui ha fatto fare il punto, quindi questo, ecco, spero che si vede prima che c'è stato quel referendum per l'acqua pubblica contro il nucleare, cioè tutti uniti su questo, e questa è la prima cosa che vi voglio dare. E voglio ricordare, perché ho ripescato la storia dell'inceneritore di Montale, comincio perché dal 2007 avevo fatto tanti incontri su queste cose, ricordiamo perché la storia si ripete. E l'inceneritore di Montale, prima del raddoppio, bruciava 38.000 tonnellate all'anno, faceva, voi vedete, più di 8.000 tonnellate di scorie, oltre 1.000.000 di tonnellate di polveri, quindi adesso fate i conti con quello che ha. Quindi quando era piccolino, metteva 355 milioni di metri cubi di fumi tossici in atmosfera, poi dopo però anche lui è cresciuto, perché se non sbaglio l'hanno ampliato. Nel 2007, voi ricorderete, perché ci fu un famoso sforamento, fu chiuso anche lì, ritardi, omissioni, eccetera. Comunque, con quello sforamento mise questa dose praticamente in un periodo molto breve, in 2 settimane neanche, la dose che avrebbe potuto fare in 1 anno e 2 mesi, che corrisponde quella dose di diossina alla dose tollerabile per oltre 1.000.000 di individui adulti. Quindi se anche l'avessero chiuso ce l'avremmo, perché la diossina, poi vedremo, rimane una sostanza purtroppo molto stabile che si accumula, e quindi c'è già questa pesante eredità. Con quello sforamento l'ARPA fece una serie di campionamenti. Questa è la media delle diossine nel suolo e voi vedete che il massimo è intorno praticamente a 1,5 km, 2 km dall'impianto, e questo è quello che risulta anche dalla letteratura, perché chiaramente, diciamo, un po' come un ombrello. Furono fatte anche delle indagini sulle matrici biologiche, cioè soprattutto la carne, il latte, i polli, il fieno, eccetera, con molto ritardo, perché sono passati 2 anni, si seppero nel 2009. E questa era la mappa dei campionamenti che fecero sulle matrici alimentari, e questi sono i risultati sulla carne di pollo. E voi vedete, fra l'altro, la cosa interessante è che questi limiti per la diossina negli alimenti, anche nel pollo, si sono abbassati rispetto al 2009. Oggi il limite è 3 nanogrammi per chilo, 3 picogrammi per grammo di grasso. Il picogrammo è il miliardesimo di milligrammo, quindi pensate voi, diciamo, è una dose infinitesimale, dire 1 grammo di diossina è quella che avvelena una città. Allora, questi erano i dati, e se il limite fosse quello attuale, che ripeto si è abbassato da 4 a 3, che va bene, di tutti questi campioni ce ne sarebbe uno solo. E voi vedete che molti erano al di sopra, e quello che era più elevato di tutti era questo, 46.2, che l'avevano preso come bianco, per chi magari non si ricorda come erano andate le cose, come bianco, cioè come controllo che non, lontano, che non era contaminato. E fu proprio il dottor Bolognini a accorgersi dalla mappa che questo bianco era 700 metri dall'inceneritore di Baciacavallo. Quindi, capito, si era andati a scegliere, e quindi pollo, c'era il pollo, perché chiaramente sì. E qui, ecco, questi sono i limiti che sono cambiati, e come vi ho detto, questi del 2011 sono stati appunto abbassati rispetto
a quelli che erano in vigore. Ma sì, qui a Montale fu proprio il primo posto dove, con tutti questi incontri, convegni, manifestazioni, eccetera, ci furono due mamme, che io personalmente non ho mai conosciuto, ma si creò una rete per cui queste mamme raccolsero del loro latte e fu mandato ad analizzare il latte materno, perché queste sostanze purtroppo dalla catena alimentare passano nel nostro corpo e vanno a finire nel latte. Questi erano i valori della mamma A e della mamma B, e complessivamente fra diossine, policloridi e fenidi siamo intorno qui 10.6 picogrammi per grammo di grasso, 9.4 picogrammi per grammo di grasso. Il limite nel pollo è 3, per intenderci, cioè, quindi voi pensate a un bambino che mangia solo chiaramente il latte. Ma la cosa interessante, questa poi fu pubblicata anche in un articolo per il Bollettino dell'Ordine dei Medici, la provincia di Pistoia aveva pubblicato, messo online, tutti quelli che erano i profili dei policlorobifenili, che sono sostanze simili alla diossina che vengono anche queste messe purtroppo con questi impianti. E il profilo, quindi un po' le impronte digitali fra i PCB che erano nei polli, PCB che avevamo trovato pubblicati, insomma, messi dal cammino, i PCB del latte di queste mamme che stavano proprio a poche centinaia di metri dall'impianto, voi vedete che sono praticamente sovrapponibili. Quindi l'impressione è che veramente l'impronta venisse di queste sostanze, venisse di tanto per farvi un attimo capire, perché il problema dove è partita una campagna per difendere il latte materno dai contaminanti ambientali, perché abbiamo capito che stiamo avvelenando la cosa più preziosa al mondo, insomma. La media di queste mamme è più o meno quello che dagli altri pochi studi che ci sono in Italia, siamo intorno ai 10, 11, 9 picogrammi per grammo di grasso. Ma voi vedete, questo è un lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che fa vedere come dal 1988, che è la riga verde, a seconda dei vari paesi, Belgio, i Paesi Bassi, Spagna, Germania, Regno Unito, Slovacchia, Ucraina, Svezia e via dicendo, la quota di diossine si è fortunatamente calata e molti paesi, questo è il livello 10 di picogrammi, sono intorno ai 5. Però se voi ci guardate, qui in Italia non c'è, perché da noi un monitoraggio che rientra, diciamo, in questo che viene raccomandato proprio anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non viene fatto. Purtroppo non abbiamo dati, come voi vedete, per tante altre cose. E questa è la cosa più buffa, è che con quei valori lì nei polli, eccetera, questo era un'assemblea, un incontro che facemmo, fu detto che i polli non erano alimenti. No. Queste sono i vostri amministratori, e quindi perché fare un'ordinanza per vietare il consumo chiaramente voleva dire ammettere che invece qui avete i polli da compagnia. Io non lo sapevo e mi fa piacere saperlo. E questo, insomma, tanto per dire che purtroppo, mi sentite bene? Sì. Che la storia si ripete, siamo sempre da quel pere, da quel nero, e va bene. Ecco, e questo riconoscevano che il problema era il PCB e dicevano che sono estranei ai processi di combustione e quindi non relazionabili con la presenza dell'impianto. E va bene, e qui facevano, e però cos'è successo? Poi vi farò vedere, ricordatevi questa cosa, i PCB non escono dall'impianto, vi farò vedere cosa è successo a Forlì, perché anche a Forlì abbiamo ripetuto e però alla fine abbiamo avuto delle sorprese. E poi arriviamo ai giorni nostri con questo sforamento che c'è stato d'estate sulle due fiale a mesa
quindi per il controllo per 15 giorni di queste diossine, poi sforamento per l'ammoniaca, sforamento così, e io me la sono andata a leggere ieri, ho trovato questa relazione tecnica firma di Claudio Poppi, con cui più di una volta mi sono scontrata nel 2008-2009, l'impianto continua a mostrare preoccupanti condizioni di scarsa affidabilità. E con tutte queste cose qui rischiano, soprattutto gli accensioni, gli spegnimenti, che così, rischiano di risultare la principale fonte di inquinamento atmosferico. Quindi non lo dico io, lo dice Coppi. Mi sembra molto strano che si conoscano queste cose, non so cosa c'è sotto. Vi invito a vigilare, però intanto queste cose le dice. Quindi insomma abbiamo a che fare con qualcosa che non è che sia proprio, perché eravamo anche al paradosso. E più di una volta, adesso l'ho trovato scritto, che l'inceneritore purifica l'aria. Tra l'altro, sì, l'inceneritore l'aria esce la cultura. Addirittura, e questo ve lo, nello studio Monitor fatto nella regione Emilia-Romagna, hanno fatto delle valutazioni spendendo 3 milioni e mezzo di euro, tutta una serie di indagini in cui proprio dicono nero su bianco che le diossine in entrata sono meno delle diossine in uscita, e quindi c'è qualche cosa di magico che quindi possiamo fare. Però insomma, sicuramente l'inceneritore di Montale non purifica l'aria, se qualcuno aveva qualche dubbio. E vi ho detto però che poi abbiamo avuto poi mi ero sorbita il tavolo qua, anche che c'era stata messa come rappresentante dei comitati con l'ordine dei medici, con l'ARPA, il tavolo per Pistoia. A Forlì, dove abbiamo anche lì combattuto contro due inceneritori senza ottenere niente perché li hanno ampliati, avevamo la stessa idea, forti delle esperienze di Montana, di fare a spese nostre indagini sui polli ancora nel 2010, insomma, a nostre spese con altre associazioni, insomma, mettendo insieme un po' di soldi. E vennero chiaramente fuori dei limiti, dissero che chiaramente eravamo allarmisti, la solita storia. Sono partiti, a quel punto l'ASL ha fatto un campionamento in grande con 63 campioni, voi vedete praticamente i nostri inceneritori sono proprio al centro, qui forse, ecco qui, se riuscite a vedere questi due puntini qui, e poi praticamente questa è la nuvola di dispersione dei fumi, hanno seguito il corso del fiume Ronco, andando per 3 chilometri la direzione dell'aeroporto, che adesso è chiuso, un piccolo aeroporto, e vabbè. Comunque è stato fatto un campionamento importante, anche lì è stato fatto un tavolo e mi hanno messo come ordine dei medici, è andato avanti più di 2 anni, è stato un supplizio, proprio ve lo dico col cuore, soprattutto per i rapporti, perché c'era l'ARPA, la provincia, il comune, soprattutto con l'ARPA. Comunque alla fine di tutto, su 61 campioni hanno messo insieme i nostri campioni di pollo, che erano 5, e tutti, insieme a tutti gli altri, su 61 campioni, in base al regolamento nuovo che intanto era stato approvato, che vanno bene, ce ne sono 23, quindi siamo a un terzo. Addirittura su 12 galline, voi vedete, il verde, che va bene, ce n'è una. Ecco, quindi, visto che eravamo allarmisti, insomma, e quindi poi è stata fatta una relazione, è stato un calvario, perché chiaramente, soprattutto da parte dell'ARPA, si voleva negare la responsabilità degli impianti. E torno alla storia del PCB, perché anche nei nostri campioni la prevalenza erano questi policlorodifenili diossinosimili, addirittura fu detto che la contaminazione c'era perché le galline bruciavano il polistirolo magari, oppure perché
c'era la combustione del metano, quindi io dico va bene, portate la letteratura che fa vedere che il metano fa i PCB, perché erano tutti. Comunque, insomma, per farla breve, la, alla fine, ma sudando, per, cioè quando è sudando sangue, è saltato fuori che per le fonti dei policlorobifenili l'unica fonte identificata, voi vedete questo, 760 grammi, sono il settore 09, che è il settore degli inceneritori. Perché qual è stata la carta vincente? Avevamo portato gli inceneritori in tribunale, il giudice aveva fatto fare delle analisi ai camini, io come perito li avevo, ho potuto portare, ho detto guardate, l'inceneritore fa i PCB. E visto che anche a Montale vi dicevano che l'inceneritore non fa i PCB, perché? Perché queste policlorobifenili sono sostanze che sono state dismesse ancora negli anni 80, sono state create dall'uomo perché sono estremamente resistenti alle alte temperature, le mettevano dappertutto. Per cui se sono nei rifiuti in entrata, escono perché non si degradano, quindi chiaramente si disperdono. E questa è la follia appunto di andare avanti con questa cosa dell'incenerire, del come se incenerire volesse dire far scomparire le cose. Ecco, e quindi io voglio darvi adesso un pochino una panoramica, farvi capire se insomma quelli che sono gli inquinanti e quelli che sono gli effetti. Le diossine, come i policlorobifenili, sono molecole quindi che escono con i fumi, vengono trasportate anche a distanze molto lontane, ricadono nel terreno, entrano, contaminano ad esempio i pascoli e entrano nella catena alimentare. I policlorobifenili sono assorbiti anche attraverso la pelle, le diossine invece entrano nella catena alimentare anche ad esempio perché contaminano, vanno nei depositi, nell'acqua, nei fiumi, nei sedimenti e quindi poi il pesce piccolo mangia il pesce grande, noi mangiamo, nutriamo chiaramente del latte, del formaggio e via dicendo. Brava Rosanna! No, le avevo preso. E quindi chiaramente queste cose entrano e la fonte di assunzione è quella alimentare, ok? E perché sono così pericolose? Perché sono sostanze che rimangono, hanno dei tempi di dimezzamento, che sono anche di decine di anni. Nel corpo umano la diossina che io assumo oggi con mangiando il latte e il formaggio ci mette 7 anni per essere dimezzata, per avere la dose metà che io ho inserito oggi, no? Però è chiaro che tutti i giorni mangiamo. Per quello voglio dire un consiglio, sicuramente le proteine vegetali dai legumi eccetera sono migliori, perché nei vegetali queste sostanze non si accumulano come invece si accumulano nella carne, nel grasso, nei pesci e via dicendo. Vabbè, questo ecco semplicemente, questa è una, poi ve le lascio, le diapositive sono a disposizione di tutti, ma vi voglio fare vedere una cosa interessante. Intanto è un insieme di molecole, complessivamente sono 419 che entrano in questa famiglia e dal momento che si assumono mangiando con gli alimenti sono stati stabiliti dei limiti di assunzione che sono quelli che avete visto erano superati nei poli eccetera. Allora, per l'Unione Europea, cioè è chiaro bisognerebbe non prenderle per niente, però ormai purtroppo ci sono. L'Unione Europea ha stabilito una dose per chilo di peso corporeo di 2 picogrammi, 2 miliardesimi di milligrammo, ok? Quindi una persona di 70 kg se ne può, diciamo, tra virgolette, assumere, può assumere 140.
Negli Stati Uniti invece il limite individuato è molto più basso, perché è 0,7 rispetto a 2, voi vedete meno della metà. La diossina è stata considerata cancerogeno certo per l'uomo, per tutti gli organi, non per un singolo organo, e due anni fa, anzi tre, nel 2013, anche tutti i PCB sono stati riconosciuti tutti come cancerogeni certi per l'uomo. E guardate, mi sono trovata col direttore dell'ARPA che diceva che i PCB non facevano niente, assolutamente, erano quelli, erano inerti, potevamo stare tranquilli. Ma oltre questi, cioè, c'è anche altre sostanze che vengono fuori dalla mente. Assolutamente, ma certo. PCB e diossina. Assolutamente, sono c'è una quantità di sostanze che, certo, siccome non bruciano sempre il solito materiale, certo, quindi bruciano di tutto e di più, quindi le sostanze sono tantissime, non solo diossine e PCB. Assolutamente, non possiamo, certo, su quelle, e non però si possono neanche conoscere tutte, perché diciamo i materiali diversi che vengono bruciati si combinano, le reazioni chimiche noi non le possiamo assolutamente sapere, quindi noi conosciamo solo una minima percentuale di queste. Volevo finire il discorso delle diossine, poi andiamo per altro, però tanto per seguire un filologico. Qual è la pericolosità di queste sostanze? Guardate, questo riguarda anche, per esempio, i pesticidi, riguarda tantissimi altri tipi di molecole. A parte l'effetto tumorale, e va bene, queste sostanze hanno un'azione a dosi anche piccolissime, in quanto diciamo assomigliano agli ormoni e vanno a competere con l'azione degli ormoni, vanno, come dire, a disturbare tutte quelle che sono le funzioni delicatissime di tipo endocrino. E la cosa, non so se vi ho messo il paradossale, ma è proprio questa, che, e quindi anche molti pesticidi hanno questo tipo di azione, agiscono soprattutto a dosi piccole. Quando la dose aumenta, la risposta diminuisce, proprio perché sono legati a questo meccanismo d'azione, assomigliano agli ormoni, hanno questo. E le malattie che sono correlate con agli interferenti endocrini, quindi a questa azione, che siano pesticidi, che siano diossine, ma sono anche gli ftalati, alcuni metalli pesanti hanno questo tipo di azione, sono alterazioni alla tiroide, molto spesso hanno un'azione simile agli estrogeni femminili, quindi ad esempio le bambine hanno la prima mestruazione sempre prima, addirittura ci sono situazioni in cui la mestruazione compare anche nei primissimi anni di vita, ci sono fenomeni di questo tipo. Nello stesso tempo cala la fertilità maschile, proprio perché hanno un effetto antiandrogeno, antagonista al testosterone. Fanno aumentare tutti i disturbi della sfera riproduttiva, anche per esempio il decorso stesso della gravidanza aumenta la morbidità, l'endometriosi, che anche questa è una patologia che affligge tante donne giovani, mestruazione estremamente dolorosa, malattie autoimmuni, malformazioni, soprattutto a livello dell'apparato genitale maschile. Quindi, per esempio, la mancata discesa dei testicoli, l'ipospadia, vuol dire che lo sbocco dell'uretra non avviene in cima al glande, ma avviene prima, quindi bambini che devono essere operati. E anche questa è una patologia purtroppo in grande aumento. Poi tutta una serie di disturbi metabolici, compreso l'ipertensione, il diabete, l'obesità, danni di tipo oncologico, danni dal punto di vista dello sviluppo del sistema nervoso centrale, quindi anche alterazioni del comportamento, malattie neurodegenerative. E questa qui in fondo, danni transgenerazionali, che è spiegata da questa figurina. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste sostanze agiscono sulla mamma, la prima generazione, agiscono sul feto, la donna in gravidanza,
ma agiscono anche sulle cellule germinali del feto, ok? Sia che siano spermatozoi maschili o ovocidi o cellule femminili. Questo si chiama effetto transgenerazionale, nel senso che il danno si trasmette, voi capite bene, attraverso la specie, anche se smette la esposizione della persona, perché si vanno ad alterare quello che è, cioè, una cosa, io dico, da fare un salto sulla sedia se abbiamo un minimo, cioè questo è l'effetto di queste sostanze. E questo spiega perché siamo così preoccupati, abbiamo scritto Mattarella, aumentano tante malattie nei bambini, che, eccetera, eccetera. Ma oltre alla diossina, cosa esce da questi cammini? Anche qui, questa è solo una breve panoramica, perché ci sono gli ossidi di azoto, di zolfo, e guardate, normalmente si pensa che siano poco pericolosi, ma non è così, perché bronchiti, lacrimazione agli occhi, tutta una serie di disturbi di tipo soprattutto infiammatorio, ma anche broncopneumopatia, eccetera. Monossido di carbonio, il particolato, le famose polveri sottili, più o meno grosse, anidride carbonica, metalli pesanti, gli idrocarburi, idrocarburi policiclici aromatici e poi tutto quello che vi ho già detto. Però, ripeto, ha ragionissimo il signore, sono migliaia e migliaia e assolutamente non è che le possiamo, e per legge le vengono controllate, sono alcune. Dottoressa, voglio dirgli una cosa. Dimmi. Gli ossidi di azoto, NO0X, sì. Deve pensare che il forno numero 2 dell'inceneritore è fuori dei termini 20 volte, media 20 volte su 30 il mese. È fuori termini di legge. Lo stanno cercando ora, l'hanno diminuiti, ma non sono riusciti a contenerli. Cosa implica gli ossidi quella. Questi disturbi soprattutto a livello respiratorio, io parlo per la salute, poi no, l'ambiente, soprattutto a livello respiratorio, a livello della. Perché la diossina l'hanno messa a posto quando la misurano, sì, perché quando lo fermano, cioè, ecco, non la misurano, ma quello va fuori lo stesso. Non c'è dubbio. Allora, quello che vi vorrei far capire, a parte gli inceneritori di Montale, è che qui diciamo siamo di fronte a un dilagare di impianti di combustione, perché ci sono gli impianti a biomasse, gli impianti a biogas, fanno fermentare anche rifiuto organico in carenza di ossigeno per fare i gas che si bruciano, per non parlare di tutto il resto, centrali a carbone, cementifici e poi il traffico, cioè questo concetto del bruciare, però basta che pensiate alla sigaretta. Cosa c'è scritto? Che nuoce gravemente alla salute, cioè è proprio il processo di combustione in sé che trasforma anche qualcosa di inerte in qualcosa di assolutamente pericoloso. E badate bene, pericoloso non solo per quanto riguarda i tumori, che sono solo la punta dell'iceberg, ma tutta una serie di malattie. E vi voglio far capire un concetto che secondo me è molto molto importante. Allora, noi, anche questo governo, non ne parliamo, voi sapete, lo sblocco Italia mandato così, c'è questa follia di incenerire, di bruciare per fare energia elettrica, perché bruciando si fa, diciamo, del calore, si scalda dell'acqua, si mandano delle turbine e si fa dell'energia elettrica. E questa è una totale follia, perché